In seguito all'intervento dei carabinieri del NAS, chiuso il mercato coperto di Via dei Bastioni a Pescara per gravi carenze igienico-sanitarie. Il comune lavora per limitare i danni e riaprirlo in tempi stretti. La decisione dell'ASL, come noto, è stata presa al termine dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS in collaborazione con i carabinieri forestali e i militari del NIL, finalizzati ad effettuare accertamenti sulla filiera alimentare. Nel corso dell'ispezione è emerso che il mercato operava in condizioni igienico-sanitarie estremamente carenti, con rischio di contaminazione degli alimenti. Anche questa mattina sono tornati in AS. Sì, stamattina sono tornati giusto così per fare un sopralluogo e comunicarci che comunque la responsabilità per quanto riguarda noi esercenti non c'è di nessuna maniera. Le colpe di questa chiusura sono solo e esclusivamente del comune e dell'impresa di pulizia che effettua la manutenzione ordinaria del mercato. Corrado, un provvedimento che vi penalizza enormemente. Sì, molto, ci penalizza molto anche perché io sono stato controllato e risulto in regola con tutta la documentazione, tutte le fatture, tutta la tracciabilità, non ci sono stati problemi. Il problema della chiusura del mercato è dovuto alla struttura che purtroppo è vecchia e ha delle difficoltà, dei problemi da sistemare, che il comune vuole sistemare a breve, insomma, a breve tempo vuole mettere a posto. E proprio stamani il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha riunito i tecnici del comune per definire le azioni da intraprendere e stilare un cronoprogramma al fine di riaprire la struttura in tempi brevi. Si pensa già dall'inizio della prossima settimana. Quello che farà il Comune è procedere immediatamente ad una sanificazione degli ambienti e a verificare anche qual è stato il lavoro della ditta che è stata contrattualmente già da tempo incaricata della pulizia di quel plesso. Poi avremo la necessità di separare fisicamente in modo molto più chiaro di adesso, viste le commistioni che ci sono, il, diciamo, piano terra dal primo piano ove sono in corso lavori, perché lo voglio ricordare, in quanto suppongo che questa vicenda si presterà a strumentalizzazioni come sempre, ci sono le elezioni a breve. Noi abbiamo investito sulla struttura di Via dei Bastioni circa 500.000 euro, mezzo milione cioè di euro di denaro pubblico per il rifacimento delle insegne e per una serie di lavori che sono in corso naturalmente e di cui peraltro daremo conto anche rispetto alle richieste che i NAS congiuntamente al SIAN, che è un servizio della ASL, ci hanno rivolto, cioè, relativamente alla struttura.